In qualche punto del nostro cammino succede che si perde cognizione delle cose importanti della vita, come quei momenti unici che condividiamo con famiglia e amici, il piacere di sedersi a tavola e gustare pasti gustosi e salutari, tenendo cura del proprio benessere. E gli anni d'oro riscopriamo l'importanza di queste cose ed è il momento di godersele. Dolce Vita Retirement Living, 854 Erie Street, Windsor. Heavenly Rest Cemetery, il complesso di imponenti mausolei con varietà di scelta, dove le persone care sono custodite religiosamente fino alla risurrezione. Heavenly Rest Cemetery, fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Gennaro Caffè, che bontà! Gentili telespettatori, benvenuti a Panorama Italiano. Nel programma di oggi vi riporto un servizio fatto sulla festa di San Michele giù a Leamington. Vi riporto maggiormente la celebrazione nell'interno della bellissima chiesa che è stata costruita alcuni anni fa e quello che ho accentuato nel servizio e come vedrete è la partecipazione dell'assemblea, diciamo dei presenti, con i celebranti. E essendo questo, diciamo, un evento italiano, da notare nel video la compartecipazione, la cooperazione nella lingua italiana e la lingua inglese durante la celebrazione. È qualche cosa veramente da ammirare, un esempio per tutti, diciamo, i cattolici nella compartecipazione della celebrazione della Santa Messa. Una cosa veramente esemplare, e come vedrete voi stessi, e qualche cosa da imitare, far sì che la gente si senta molto a suo agio durante la celebrazione della Messa. E in particolare poi, che vedrete, è la partecipazione dei bambini, molti bambini che hanno partecipato appunto a questa celebrazione. Ovviamente questo è un risultato della cooperazione della comunità, delle persone che sono, diciamo, incaricate da parte dell'evento, come pure del parroco della parrocchia stessa. E il risultato è fenomenale. Ma comunque non voglio dilungarmi in più nella descrizione di questo evento, lo vedrete voi stessi nel servizio che vi riporto fra qualche minuto. Prima di passare al servizio, comunque, gentili telespettatori, volevo ricordarvi che il 3 di novembre prossimo alle 3 ci sarà il Cemetery Sunday al Heavenly Rest Cemetery, una celebrazione per commemorare i nostri cari defunti che è andata avanti per parecchi anni ed è molto ben attesa. Ci sono tanti posti a sedere e quindi è bene partecipare, raccogliersi per un'oretta in preghiera e ricordare i nostri cari defunti. Questa celebrazione sarà presieduta dal Vescovo di London, Monsignor Fabbro. Quindi partecipate tutti e vedrete che è qualcosa molto molto buono di partecipare. Questo, ripeto, è Cemetery Sunday, il 3 di novembre prossimo alle ore 3 di pomeriggio,
E parlando di preghiere, gentili telespettatori, la Sant'Angela, come tutti gli anni, avrà le preghiere nei vari cimiteri nelle prossime domeniche. Oggi è la volta di Sant'Alfonso e quindi il padre Adriano sarà là alle 3 per le preghiere per i defunti. E poi continueranno con al 10 di novembre all'Evnires Cemetery, sempre alle 3, poi il 17 di novembre sarà Grinnell Memorial, questa volta alle 2, e quindi al Windsor Memorial Garden il 24 di novembre, sempre alle 3. Quindi vi ricorderò nelle prossime settimane questi appuntamenti delle preghiere della Sant'Angela Merici, della parrocchia Sant'Angela Merici, nei vari cimiteri. E infine, gentili telespettatori, voglio informarvi che il 30 di novembre prossimo ci sarà la celebrazione dell'80° anniversario della fondazione della Sant'Angela Merici. È una pietra miliare nella nostra comunità italiana, è il luogo dove tutte le famiglie italiane avranno avuto un evento religioso, sia esso battesimo, matrimonio, cresima, eccetera, ma tutti noi abbiamo avuto una funzione alla Sant'Angela. Quindi questo è l'80° anniversario di questa nostra parrocchia. Dobbiamo partecipare tutti a questa, diciamo, celebrazione. I posti sono limitati, il prezzo del biglietto è $80 a persona e ovviamente ci sarà divertimento oltre alle presentazioni. E per biglietti potete chiamare la Sant'Angela al 254 55 42 oppure Franco Gualtieri al 966 2228. Come sapete, la parrocchia della Sant'Angela sta attraversando dei momenti un pochettino critici, quindi stringiamoci, facciamo sì che questa parrocchia sia vibrante come lo è stato negli anni. Comunque, guardate il servizio fatto sulla festa di San Michele e poi potete avere un'idea di come sono le parrocchie organizzate. A risentirci a tra poco. Una banda che suona, una piazza, un caffè. Terra di santi e poeti, di troppi mafiosi e pochissimi preti. Terra di mille stranieri che trovano amore e non partono più. Indogora la gente che parte in terra lontana, ma in ogni posto del mondo, dovunque tu vada, da solo non sei.
c'è una canzone e una storia che nasce da ogni emozione. E ci accompagna la vita da quando si nasce a quando è finita. Voce di popoli stanchi da forza un'idea che non muore più. Gentili telespettatori, siamo qui a Lymington per riportarvi un servizio sulla festa di San Michele Arcangelo. La festa di San Michele qui a Lymington è molto sentita e sono oltre 40 anni che viene fatta, quindi è una festa della comunità e come vedete la chiesa è piena delle persone qui di Lymington che tutti partecipano a questa messa speciale di mezzogiorno, alla quale partecipano, diciamo, la maggior parte delle persone qui a Lymington, ed essendo una sola parrocchia, quindi le persone sono tutte insieme qui nella chiesa, nella nuova chiesa di San Michele, e assisteranno appunto a questa festa, a questa celebrazione della Santa Messa e quindi della precisione in onore di San Michele. Quindi seguiteci, sarà molto interessante. Essendo la festa di San Michele, qui vediamo il coro del Roma Club che partecipano appunto nel cantare la messa per questa occasione. Essendo la festa di San Michele, qui vediamo il coro di Roma Club che assistono appunto a cantare la messa. Qui nell'entrata della chiesa, gentili telespettatori, vediamo questo mosaico di San Michele, qualcosa veramente molto ben fatto, come vedete, ed è qui l'entrata della nuova chiesa. Come vedete, gentili telespettatori, questa chiesa è una bellissima chiesa, rifatta nuova, inaugurata, consacrata alcuni anni fa, ed è qualcosa di cui la comunità ha bisogno. Chiese nuove, ben condotte, e come vedete qui la comunità partecipa con il sacerdote
nel celebrare le varie funzioni e i vari eventi che vengono fatti nella Chiesa stessa. Quindi è una cosa che dovrebbe essere imitata da tutte le altre parrocchie e comunità. Parecchi bambini sono involti in questa celebrazione. Questi bambini portano lo striscione San Mike Festival. Product we carry has a deep tradition behind it. We search far and wide to bring you only quality products. Whether it's an assortment of tomatoes and eggplant or a national collection of olives and roasted peppers, our goal is to give you the ingredients necessary to cook delicious meals that you can be proud of. Unico, bringing real taste home since 1917. Boris Glade Fireplaces, we are specialists in the art of fire. Mancini's Italia Bakery, original family, original recipes, and the tradition continues on. Il suo capo erano candidi come la lana, il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scendeva dinanzi a lui,
mille migliaia lo servivano e 10.000 miliardi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco apparire sulle nubi del cielo uno simile ad un figlio di uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui, che gli diede potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno. Do I need to get more serious about my prayer, my penance, my sacrifice?
And let us continue to pray, asking our patron saint, the great Saint Michael, to defend and protect our parish, our families, our children, our friends, our town, our country, and our world. For truth and grant them the encouragement to endure their struggles and to share their talents with our community. We pray to the Lord. For all those who have passed from this life, may they joyfully enter eternal life. We pray to the Lord. O God, our refuge and our strength, hear the prayers of your church, for you yourself are the source of all devotion. Gentili telespettatori, mentre che il coro canta l'Osanna in italiano, viene trasmesso sui video in inglese. All this starts as we
Oh.
service. Quality. Marquee tile. Formaggi Galati, prodotti genuini al 100%, mozzarella, ricotta, bocconcini, eccetera. I prodotti Galati si possono acquistare in qualsiasi negozio. Volete formaggi genuini per la vostra pizza, lasagne, cannelloni e cheesecake? Potete acquistare i prodotti direttamente dal negozio al 931 The Gramsci Road West. Fiero patrocinatore di Panorama Italiano. Roma Club di Leamington, con accoglienti ed eleganti sale per ogni occasione. Eventi curati nei minimi dettagli da personale esperto, cucina tipica tradizionale. At the Leamington Roma Club, we want to remember our heritage by building our future. Al Roma Club di Leamington sarete contenti della vostra scelta. Nonna Pizza Pezzi, rustici ed altro a Nonna Pizza al 486 Advanced Boulevard, angolo Patillo e Isiro. La specialità della pizza è la cottura al forno a legna. Paolo Perciballi offre modernissimi forni a legna a fuoco diretto e indiretto per la preparazione di deliziosi piatti e pizze per i vostri ospiti. Paolo Perciballi, l'esperto di forni a legna, all'11624 Tecames Road. Dovuto al fatto, gentili telespettatori, che piove. La processione si aggirerà intorno al parcheggio della chiesa e quindi ritornerà nella chiesa stessa, appunto per la pioggia.
Please. Get out of your attention, please. Before the final song, I'm going to say a prayer to St. Michael. We'll have the final song, and then I will give you a blessing. Ti saluto, San Michele, il nostro protettore, il nostro difensore che ci accompagnerà. Ti saluto, San Michele, sei l'angelo potente, Lucifero il serpente, lo devi discacciare. Su venite pellegrini, venite a salutare, venite da lontano, a grazie a ritrovare. Ti saluto San Michele, bell'angelo caro e bello, sul nostro paesello lo sguardo volge ognor. Ti saluto San Michele, sei l'angelo caro e bello, sul nostro paesello lo sguardo volge ognor. Viva San Michele! 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 Para nuestra gloria.
you to bow your head for God's blessing. The Lord be with you. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go in peace, and I'll see you at the club. Everybody back inside. Gentili telespettatori, grazie per averci seguito nel nostro programma. Vi ho descritto al principio di questo programma un pochettino l'evento della festa di San Michele, della celebrazione della festa di San Michele nella parrocchia di San Michele a Leamington. E l'ho descritto in una maniera abbastanza, diciamo, ottimale e infine ho detto anche che questo è un esempio di parrocchie organizzate. Sono cose, diciamo, molto importanti da considerare e, come avete visto voi stessi, la celebrazione è qualcosa di imitare, qualcosa esemplare per tutta la comunità, essendo un gruppo italiano che celebra questa festa ed è stata sempre celebrata nella chiesa di San Michele, con la processione poi nelle strade, ed essendo prima celebrata in una chiesa vicino al Roma Club, la processione andava fino al Roma Club, quindi allora. Ma la statua è sempre stata nella chiesa di San Michele, oppure nella chiesa di San Giuseppe prima, essendo, diciamo, la comunità di Leamington un pochettino più ristretta e un pochettino più meno numerosa della comunità italiana, e c'è una sola celebrazione religiosa che comunque, gentili telespettatori, avete visto voi stessi come è stata ben organizzata e qual è la partecipazione, direi la partecipazione del pubblico con i celebranti, e quando è la partecipazione delle varie categorie di persone, degli anziani, giovani, bambini, coro, eccetera. Una cosa veramente da imitare. Comunque, detto questo, gentili telespettatori, voglio congratulare ancora una volta il Comitato di San Michele per l'ottimo risultato della loro festa, e in particolare voglio ringraziare e complimentare tutto il Comitato della festa di San Michele, che sono tutti giovani e sono molto dedicati nel celebrare questa festa, sia nella chiesa sia pure nel club, e in particolare la loro chairperson Franca Sabelli. Detto questo, gentili telespettatori, voglio ricordarvi che domenica prossima c'è la celebrazione del Cemetery Sunday all'Evening Rest Cemetery. L'evento comincerà alle ore 3 e ci sarà anche la partecipazione di Sua Eccellenza Monsignor Fabbro da London. E è un evento molto molto ben raccolto, c'è la partecipazione di parecchie centinaia di persone, ed è opportuno partecipare a questo evento, raccogliersi in preghiera per un'oretta per i nostri cari defunti, come che facevamo nella nostra patria, nella nostra Italia. E ricordo benissimo, gentili telespettatori, che il primo e il secondo di novembre tutti i membri della famiglia si recavano al cimitero, dico tutti i membri della famiglia, quindi è un rispetto che dobbiamo ai nostri cari defunti, e quindi partecipiamo a queste celebrazioni che si hanno durante questi giorni per i nostri cari defunti. Quindi, partecipando al Cemetery Sunday alle 3 domenica prossima, 3 di novembre, all'Evening Rest Cemetery.
Anche la Sant'Angela, come tutti gli anni, ha organizzato le preghiere nei vari cimiteri. Quest'oggi alle 3, come già vi ho informato, la celebrazione sarà a Sant'Alfonso, ho detto alle 3 di pomeriggio, e Padre Adriano sarà là. Poi il 10 di ottobre, di novembre, scusate, il 10 di novembre sarà al Everest Cemetery, sempre alle 3. E la domenica successiva, il 17 di novembre, sarà a Green Lawn Memorial. Questa volta l'orario cambia, è alle 2 di pomeriggio, quindi Padre Adriano il 17 di novembre sarà al Green Lawn Memorial alle 2 di pomeriggio per la celebrazione, per la recita delle preghiere per i defunti. E quindi l'ultima domenica, poi il 24 di novembre, sarà al Windsor Memorial Garden alle 3. E quindi questa sarà l'ultima preghiera che verrà detta verso i cimiteri durante questo periodo di raccoglimento e di ricordi dei nostri cari defunti. Parlando sempre della Sant'Angela, gentili telespettatori, voglio informarvi che il 30 di novembre prossimo, sabato 30 di novembre prossimo, parlando sempre di domeniche, si ricordano sempre le domeniche, questa volta è di sabato, questo è un banchetto, il banchetto appunto della celebrazione dell'80° anniversario della Sant'Angela. Quindi sono 80 anni che la Sant'Angela è stata fabbricata con tanto amore, con tanta passione dei primi emigrati che hanno creduto opportuno di avere una chiesa dove raccogliersi per le loro funzioni, eccetera, eccetera. È una pietra miliare della comunità italiana. E come vediamo scritta nella facciata della Sant'Angela, Ecclesia 1939, scusate se la settimana scorsa ho detto 1839, no, sono 1939 ed è appunto, sono appunto quindi 80 anni che questa chiesa è stata fondata. E la chiesa in se stessa è un edificio, delle mura messe là, eccetera, ma l'apparenza della chiesa non è la stessa, è l'interno della chiesa, è l'organizzazione della chiesa. Siamo noi parrocchiani e il parroco che sta nella chiesa della Sant'Angela. Quindi questo complesso di cose, questa struttura dovrebbe essere sempre con noi e dovremmo essere sempre presenti nel far sì che questa chiesa, che è stata costruita con tanta passione ed amore 80 anni fa, appunto per mantenere le nostre tradizioni religiose, continua a stare con noi per anni ad avvenire. Quindi celebriamo l'80° anniversario il sabato 30 di novembre, e per biglietti potete chiamare la Sant'Angela 254 55 42 oppure Franco Quartieri al 966 2228. E con questo, gentili telespettatori, ringrazio di avermi seguito e arrivederci alla settimana prossima. Non dimenticate, alle 3 Padre Adriano sarà al Sant'Alfonso per le preghiere per i santi defunti. Ciao. I'm Henry Iacobelli, owner of Unico and Primo. My personal mission is to never stop growing. Our tomatoes are grown right here in southwestern Ontario. Our pasta is 100% Canadian wheat. If it's not good enough for my family, it's not good enough for Canada.
unico and primo, from our family to yours. Fred Farm Fresh, la freschezza dei prodotti. Windsor Building Center ha tutto l'occorrente per i vostri lavori, laterizi e legnami di prima qualità come drywall, insulation ed altro, con servizio a domicilio in tempo e con la massima cura. La famiglia Riolo è lieta di servirvi sempre meglio in tutti i vostri acquisti. Windsor Building Center, Tecumseh e Benwell.